ci donna! Arruau, arruau! Oh, piccirito, te ne accura come parli, eh? Se no ti rompo un cucchiaro di lignona carina! Stai attento come parlo, sento come tu parli! Ma se mi facete ripetere una cosa 80 volte, ma come ve la dire? Come la da capire col suo colore arruau? È cacoriera! Ma se vinne, perché non è cacottia? E che ne sa, ciò? Ci devo andare a saito! Ma uno sbaccao, un ego la sa! La piazza! E perché non è cacomo solo? Ma che ne sa, ciò? Ci devo andare a saito, appunto! Ma tu la sastro solo, scemo! E le ha di chi subete? E tu mi disse di passare avanti, chi ci diceva no, ora non passo. Ma tu non vedeste che era una cosa storta, una cosa strana sto passare avanti? Dopo sei mesi che non manca, signore, a me, invece di lasciarlo solo, venire qua e ci buttare le valigie. Ma quando mai Michelino ha fatto una cosa giusta? Tu stai muta, imbecille, che ti abbiamo sotto musso. Ah, imbecille, sì, sei venuto, però! Oh, finiamo la volta, però, l'ho buscato qua. Tu, con chi era andata la sua la furistera. Donna Concetta Sinzalo, segretario comunale, uzio, è una bella signorina continentale. Due erano forestiere? No, una. La suora ora dicesse che c'era una forestiera e una continentale. Oh ma, mi sbaglia, potti indurare due volte, ma una era. Senti Lucino, vada che fai, vacci incontro. Può essere che si sente male, che è successo invece di aiutarlo, la stavo solo. Ma che ci va a succedere? Ma quale malato ci aveva una faccia russa capare in canonico? Ma allora perché non è capo? Ma che ne saccio? Ma io tu non ti rendi conto che non lava la sala. Sembra io, ma... Dai, cai, 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 Veniritti, istituture, nuovo continente, tutti i soldi che spendisti. Ah, bel momento che avevo. Signore mio, stavo dando un foglio mio. Lombagine, doliacolica, dilatazione del stomaco, tutti disse la bestia, meno che tu che era. Benedetto i medici di Roma, ci non consultai. E tutti e tre, manco si erano abbattati. Lei, egregio signore, è stato colpito. Colpito? Sì. E se lei voleva con un dottore Don Pastore? Ma quest'ora? A quest'ora. E chi ci piange, babba? Non vedi che tornavo bello e sano. Benedette tutti questi soldi che spegni uno continente. La sua malattia, egregio signore, dice, è all'appendice. All'appendice. E chi è un giornale? Ha stato venuto, c'è un giornale. E lei è venuto al punto giusto per farsi operare. Operare? Sì, di appendice. Ma che malattia è? Chi è sta appendice? Sì, ma è un arrufaggiano. L'appendice è un tubo superfluo che abbiamo in mezzo alle anteriori. Quando questo tubo si guasta, bisogna tagliarlo. Quando è a freddo, è appendice. Quando è a caldo, appendicite. E ti facessero l'operazione? La paratomia muta. Mi spaccarono come un agnello e mi cosero come un utero di ugliolaro, come un materasso. Ma onde ti facessero operare, ospedale? Oh, in una clinica privata, in assistenza, che manco vi dico, medici, aiuti medici, infermieri, aiuti infermieri. E poi alla vigilia mi misero sotto spirito. Chi è a Cirasa? Ma stato molto cretino. Ci fecero la polizia alcolica, vero cola? Mi lavarono tutto con lo spirito, eh? E poi mi misero in una coltre di lana e mi buttarono in sala operatoria. Mi sono pronti? Pronti! Madonna. Ma giunza! E tu zio, mentre ti spaccavano, che facevi? Io che faccio 7. Non ti disse che fu la parotomia muta? Dormeva! E come potevi dormire con due dolori? Ma tu mi scero, ma mi misero una maschera. Ma perché ti affrontavi? No, cos'era per andare? Una maschera di garza e sopra la maschera ci fece un cloroformio. Ah, cacareformio tu mi scero. Tutto Paraguay. Cloroformio, oppio figlia mia, oppio. Mi misero questa maschera e poi mi sgricciavano. Dice, lei conti, conti da 1 fino a 100. E intanto gli sgricciavano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma Domicì non disse più niente. Quando mi ero svegliato era un fasciato come un piccirino di 40 anni. E dopo una settimana, a così, ma... bello, sano come un pesce. E un appetito, ma un appetito che c'aveva. Ma chi sto è, miracolo?
dopo una settimana, benedetto tutto sto continente. Ma che c'entra, altra vita, altra cultura, c'è gente. E cara mia, insomma, va, tu c'hai il tuo frate, tu c'hai il tuo cugnato, e vuoi che lui ci ha visto il vostro zio. E che ci è venuta questa ispirazione di ir sin a Roma. Mi senza questa ispirazione stura era sotto terra. Obi chi ci ha scuzzetto, zio. Sì, sì. No, no, Clementina, non ti muovere, non uso più. Non devo mettere. No, scuzzetta, è roba pacchiana, roba di contadini. Ma per te che soffre del raffreddore? È sicuro il raffreddore con le docce fredde. Zio, lo sto tempo che tu è stato fuori, te ne aveva fatto una io, una paparina tutta ricamata. Grazie, zio, grazie. Dacci il tuo padre che ci aveva mai stessa misura. Già, dacci il tuo padre che è pacchiano il contadino. Lucino, non so se c'è la picchietta punta, ma per me, ma scuzzette, papalino, non se lo usano più. In continente, già, quando c'è freddo per davvero, scuzzette, papalino, non se lo usano più, se ne vede uno ogni accento, un testa di qualche vecchio che cavo come un mulone, ma in testa di picciotte. E noi c'è che siamo, picciotte? Io non so come ti sento tu, ma... Per conto mio. Ah, per davvero, eh? Un zio tuo nuovo capare in piccerino. Volendo ti potesse magari maritare. Ci sta zemuta, stupida. Ma perché è stupida? Sentiamo. Perché sti discussi non so più. E perché? Io disse una mala parola, che disse? Sti discussi di matrimonio non ci stanno una volta di una piccerida. Ma io dico una cosa, non voglio dire che tu a te sei vecchia. Io sono vecchia. Come? Tu sei più gianni mia, io ti sento picciotto, guarda, voglio dire che se ranne, se mangio dei figli, dico perché, guarda, se un domani ci capitasse il matrimonio, tu che facessi? La maritasse? Vabbè, chi se ne ha maniche? Ma quasi, no, i maniche sembrano sempre gli stessi, tu. È la morale di questo paese, che è sempre chita, che una picciotta si può maritare, ma non può parlare di matrimonio. Cose che si sentono dire su Lucana, alla sta Sicilia, e sventitele le donne, scaltritele, fateci praticare con uomini, a questi quando si marito non sanno che hanno a fare. Belle su ste idee che buttassero continente, sente cola, hanno altri siciliani. Lassene campare come mamma sempre campato. Io lassene muore come mamma muruta, uso talpe, uso scicchi di pandelleria. Ma che vuole se fare stare? Chiudalo, è vero, corrente d'aria, Lucino. Ma allora, metti la papalina che ti fece tuo nipote. Ti dico, no, non uso più. Ma capo, ti vedi? Stare coperto dinanzi alle signore è da villano. E cos'è questo signore? Tua sorella e tuo nipote, allora, è vuole che non vada a buttarsi, per davvero. Guarda, su Epinuauci e da c'ero. Le donne si rispettano tutte. Ad incominciare da quelle che c'hai in casa, se non vuoi passare per un soldo che gli è pieno di pivo. Ma io volessi fare stare una parata di giorno incontinente. Tu nasci un cacciato, che scassa la faccia intera pensando come ti ho vissuto fino ad ora. Oh, che uso scecca, uso salute. Senti, cola, per mangiare come si è combinato. A buon punto, grazie. Che mangiaste? Ho fatto colazione alla stazione. Ti avevamo preparato un bello brodo. Io ho ammazzato una gallina tanta. No. E vabbè, ma resta, non ti pigliare collera. Sai che stasera prima di cena, è vero collera? No, collera, non pensate a sta cosa, che rose. Che c'è? A capo, guarda che ti pigliai. E che fare con tutte queste cravatte? Che chi sta cama ha durato 2 anni? E perché sto c'è a mettere per sotto panzo scecco se c'è bisogno di un suolo? Ma cazzo non ho io, non fa la persona civile. Ti sbatti con tuo figlio. Appunto, grande mia, mi servono che cravatte. No, Michelino, per te, o zio, c'è un'altra cosa. E che è un botto tabacco? Sì, botto quasi. Scecco, ma quando sei scecco? Questo è un portamonete con leva di sicurezza. Io scecco io, tu invece... Che questo è un porta sigarette con la molla di sicurezza. Si preme la molla, si apre, si piglia la sigaretta, si piglia l'accentino e poi si preme l'accentino. A Roma, una volta che a Roma, una Romana 4, 9, 5, 6, 20 persone, non sa che si astuta. Poi si spegne, si apre la scatola e si mette tutto dentro.
capito? Eh? No, ma ci sono cose bellissime in questo continente, eh? Te la cosa comunque che c'è tutta, non ti trovano manco i posti di cire. E nel caso Clementina! E nel caso, state, eh? Non di stare da lato come il bastimento quando sono spugnate. Chiesa, dritta, mettete dritta, ferma, ferma l'altezza giusta, ferma. Qua. Signora sorella! Più! Ma ferma state! Non da chiamare! Non da chiamare, mettete giusta! La testa, erta, erta, erta! Sì, allora, cara, misuro io, aspetta! A tua sorella c'è una testa! Ferma, ferma, ferma! Ah! Mazzicola, ma chi su sti cose per mia? Quale cappello? Tu sai che io porto scialle. E perché sto parlando la mammana? Mentre sei una signora, porto cappello tu. Perché non una professione mia. Che c'è? Sta dove fermo tutto voi? Fermo, ma c'è figlia. Scelta da una persona che è il miffo, piena di gusto e continentale perfetta. Oh, ma che si veda! Oh, beh, mi spicchio acqua! Finiscila di fare tutto questo spirito. Tutto sto perché ci vale il gio zio. Une lassaste una carrozza? Forse, no, 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 non gliela non basta, sette fermo dopo. Ma come forse? Non sei sicuro? No, no, non volevo lassastare, non vuole, non mi giuro. Ma perché lassaste la carrozza? È strano, vuole! Specialmente con due cucchieri. Il futuro occhio di pulici è poco fidato. Ma ti sto dicendo che non c'è bisogno, come non mi giuro, sono in un luogo sicuro. Ma che sicuro la tua casa? Qua, non credo che per spalleggiare il pesciato è un bar. Ma ci vuole, parla, parla. Ma se mi vedete sano, allora che sogno come un spicchio d'aglio, ma chi è che mi dite? Ma allora? Suonare, ti orate, ma c'è paura che sto cangendo la viaggio, non parla, no, 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 Lucino, tutto a posto, io non faccio niente. Ma allora, che non mi è successo proprio niente. Ma che mio, Giova, che ci è successo ora? Cola, parla, per favore, parla, dimmi che sono successo. Che c'è? Che è delegato. Butta la gara! A casa nostra, quando mai ho delegato? Madonna, te la gara. Cola, santo Dio, parla che con me. No, 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 tutto solo, parla, tu mi stai. Ma che c'è già solo? Che sono un asco? Però io sono so sangue e paracuto. Oh, ma che c'è due sangue? Oh, ma stato facendo un escio, lo faccio. Ma è successo, non è andato via. Chi è che vuole? Tu la vuole? Ma Dio, zio. Oh, zio, buono attacco. Ma che c'è di disagio, papà? Ma non vale un uomo con me, con vino, perché come nasce? Tu giro, non mi è successo niente, non faccio niente del delegato io. Oh, faccio tu lo giro, sono qui a cavolo, chi è? Guarda che abbiamo, va. Ma guarda mai, curicissimi, che succede a me frate? Cosa di un momento, cosa di un momento. Ma quando mai ho delegato alla nostra casa? Mi perdoni signora, chiedo scusa a tutti, non ho potuto fare a meno di disturbare il signor Moncola. Una cosa, una semplice informazione per va bene, voi, va bene, ma scusate, si accomodi. Sì, cercavo di lei, signor Don Cola. Sì, ma... Tu levi di queste cose che ci ho delegato. Prego,
cosa comodo, cerca di me. Non credevo di disturbare tanto. Sì, specialmente che stavano facendo toletta. Ma quale toletta, toletta, magari tu? Ah, mi dispiace averla disturbata, signora, proprio in quel momento. Non si preoccupa, ma non per mio. Cerca di me. Sì, rispondo. Una semplice informazione, se crede. Perché ho fatto le valigie? Quale valigie? C'è un montaggio creatore di valigie. Dica. Non so se sia il caso qui... davanti a tutti. Ma siamo la sua famiglia, tutti i parenti, sa, può parlare. Che cosa segreta? No. D'ufficio? Nemmeno. Allora, spifferi, senza titubanze. Ecco, signor Don Gola, lei ha viaggiato con una giovane signora che è arrivata con la sua stessa vettura. Sì, una distinta signora romagnola. È sicuro che sia romagnola? Lo stesso nome glielo dice, Milla Milò. Appunto perché si fa chiamare così, dubito che sia una romagnola. Non si tratta invece di un nome di battaglia. Clementina, passate a bagno in cucina. Le donne non è che vanno al fronte. Intendo dire un nome d'arte, da caffè concerto, va. No, è il suo vero nome. È orfano di un colonnello d'Argenio della contessa Verzellini, viene dal mare. Ah, domani viene. Pisciare! Maggiorenne? Credo, forse, sì. Credo, forse o sì, si decida. Sì, se viaggia sola segno che è emancipata e quindi è maggiorenne. Ma lei perché lo vuol sapere? Questo per ora mi permetta di tacerlo. E se non le dispiace, che è venuto a fare qui? Ma lei questo interrogatorio perché non glielo fa la signora? Giusto, che c'è che a me frate? L'ho già fatto, appunto per questo sono qua. L'ha fatto? Sì. E l'ha fatto? Con quale diritto, scusa? Signor Duccio, se l'ho fatto, segno che ne aveva il diritto. Ma con quale dovere? Non ho il dovere di dirgli niente, per il momento. E io non ho il dovere di parlare con lei. Anzi, mi dispiace che ho parlato troppo. Cola, ma con delegato, così ci parla. Delegato, se lei è il delegato, egregio signore, io vengo da Roma. Dalla capitale, capito? Ho capito, signor Duccio. Io volevo usarle una cortesia. Lei la prende così. Non me ne sta altro che chiedere scusa e andarmene a fare il mio dovere. Dopo però non voglia dolersene. Ma scusi, lei che cosa vuole da me? La signora ha tirato un colpo d'ombrello in faccia a Don Gasperino Saglibene, il figlio del sindaco. Ah, poco fa. Dove? Nella sala d'aspetto dell'albergo. E perché? Perché, dice lei, Don Gasperino la insolentiva. Ha fatto bene. Chi, Don Gasperino? No, Milla, la signora. E se c'ero io o se contavo, lei con l'ombrello e io col bastone. Egregio signor Duccio, io sono qua perché la signora mi ha detto che lei la protegge e la garantisce. Michelino, tanto mochi da paura e poi sono. È vero o si tratta di millanteria? Se non fosse vero? Dovrei farla rimpatriare immediatamente. Ma scusi, come mai lei, funzionario di pubblica sicurezza, si mette agli ordini di un ragazzaccio qualunque per fargli piacere? Forse perché è il figlio del sindaco, la prima autorità del paese. Ma in che mondo viviamo, mannaggia li pescetti! Signor Don Gola, senta, il mio mestiere non me lo insegna nessuno. Quando avrò sbagliato, pagherò. Ma lei piglia una cantonata, caro egregio cavaliere. Se si lasciò andare con l'ombrellino, è segno che quel pulcinella la insolentiva fortemente. Dunque devo prendere per buono quello che la signora mi ha detto di lei. Che cosa le ha detto? Che lei la protegge e la garantisce. Come la mia persona. Sogno morta! Stai un cascano, non sento piano! Come la mia stessa persona! Quando è così, chiedo scusa e tolgo il disturbo. Signora, signor Lucino, Don Gola. Chiedo scusa, lei questo me lo può dire? Cosa? Che ci fu, Cadurio? Assolutamente. Un chiasso? Ma niente. E c'erano imbecilli cretini che ascoltavo? Nessuno! Allora lì, come mai si trovava lì? Signor Don Gola, io ci sono ad ogni arrivo di vettura corriera per verificare il movimento dei forestieri. Ah, va bene, grazie cavaliere. Del resto la signora ci starà ben poco in locanda. Da domani passerà a casa sua e il paese imparerà a conoscerla e a rispettarla. Mannaggia, anche del continente. Del continente cosa, signor Don Gola? Di lassù, anche della mondezza. La mondezza di cosa? Di lassù dove?
Roma, mannaggia i cani. Creda pure, signor Don Gola, che tutto il mondo è paese, nuovamente. Arrivederla, Cola. Arrivederci. Sembra una cosa, tipo... Era meglio che moreva. A stura fosse morto. Morto? Allora come vivo, morto, sepolto e pure fatto. Io ero destinato a morire 48 ore dopo arrivato a Roma, facevo poco. A stura mi buttavo un lutto di 5 mesi e 27 anni. Io ho cimitero, non avessi fatto un bello mausoleo, con una bella lapide, ho scritto qui giace la spoglia mortale di Don Gola Duscio. Rapito ai vivi il giorno tale a cura del medico condotto del paese Don Mariano Burritta. No, questo non ce l'avessi messo, anzi farebbe tutto umano in qualche famiglia. E allora avessi voluto un cimitero, onde mi portavo belle tocce, belle lumine, belle ghillanti, quasi non barrate. Ma che ti avevamo a dire se non ti spieghi? Perciò era meglio che moreva. Oh, santo liberato, ma ora sei buono, no? Sì, buono, ma capirete, a mia, mi mutano di sotto e di sopra. Voi a voi facete finta di non capire. Ma se non sappiamo un'ora quale, cola. Mi stanno mai aiutate? Sono qua, avevo mezz'ora, che sono come un scappaglio, mi sa stupa, ma non mi aiutate, e non mi dice di niente. Ma che ti ami a dire se tu non ti spieghi? Ma che ti è successo? Ora che c'è nel tuo fatto dell'operazione, io volessi sapere, va? Certo, come può dire certo? Perché mia, non è che mi vedero sulle utenda, ma mi vedero magari... Magari sentimenti! No, non esageriamo. Mi vedero nella mentalità, nello spirito, oramai... Oramai chi? Oramai mi sono creati altri bisogni, altri... Bisogno di compagnia, per esempio. Ora dimmi una cosa, cara sorella, se io mi avessi stato a Roma dove mi trovavo benissimo e sempre vivo alla faccia, tu che avessi detto? E che te va a dire? Con ognuno è libero di stare uno vuole. Oh, e con chi vuole? Stiamo già sempre in careggiata. Ora io me ne vengo qua, ma per vivere a uso mio. Sì, all'uso continentale. È all'uso civile. Perché la civiltà consiste che uno si porta una femmina di fuori. Distintissima. Ma non sa più cui è, che non è. Distintissima, per essere uno scandalo nel paese. Si tratta di persone rispettabilissime. Rispettabilissima, solo che se ne viene con te. Perché cosa è vero? Ah, ehi, parla tu. Cosa è? Parla! Certe cose è meglio che mi sfogliate fra fratello e suolo. Senti, guarda, così. Tu sei un uomo anzianotto che non si può dire che ha avuto la femmina né pato bittizza e manco pato gioventù, ecco. Ah mia, mi spaccato, cacca, c'è una giocatrice che fa spavento a battarla. E magari tu, se femmina, se sempre una sorella andava a fare vedere, ma tu che sei mascolo la pietra, no? Non c'è bisogno! No, no, non ti pare che è appuncia! Non c'è bisogno, disse che ti vivo! Non ci crede? Sì, c'è bisogno! Non ti pare che... Non c'è bisogno! A fare vita, ci faccio. Anzianotto, prima di tutto non sono io l'anzianotto. No. E poi mi sento più picciotto di 7 picciotto del paese. E io lo trovo. Che sono un basta frolla sono. Io volessi sapere in questo continente. Sti femmine, che c'è con la tia, che si vecchio, che capiti anche. Nel continente la femmina non si attacca come un cane e bardascia. In continente la donna intelligente si attacca al senatore, al deputato maturo, all'uomo anziano, brizzolato, con i capelli grigi. Cola, sta Roma io non la sai. Ma perché chi hai qualche pernice magari tu? No, ci sto meglio la domanda. Ah, mi pareva. Senti, Cola, io stai pensando che a questa idea che buttassero continente mi stai convincendo che tu devi fare un'altra casa. Ma che dici, bestia? Si vede che non capisco niente. Guarda, che bestia sei tu, perché non sono capito tutto questo. Guarda, guarda, non vado a sediare, io voglio bene sempre di una maniera. E che c'entra? E quando è che te ne vuoi dire? No, ora stesso, non vorrà mai a pigliare un bagno. Un bagno? Ma quando mai tu ti hai fatto un bagno? A fine di ottobre.
andate a Roma, e vedete la gente a morire all'acqua come i cani caccia. E va bene, più tardi ti porto tutte cose alla canna. All'Ulucanna, amo casa. A tua casa? Da donne? E non ti pare logico. Ma ora, che ti faccio casa nuova? Io non faccio casa nuova, compagno, mi pare una cosa logica. Ma veramente non è logico, non mi pare. E perché? Perché da casa ho detto cacciata la Clementina. Ma che c'è una Clementina che si sta maritando con il suo marito, è sciù e c'è sita. Chi è che sta dicendo? Uno c'è stato da femminazza, ma è figa, non ci giase. Se giase, non c'è... Va bene, facciamo una cosa, che quando ne esce e trasferita, chiamiamo un vocale che tu casate dentro con Donna Rosa e ci facciamo un po' di vita. Senti, te l'hai detto un'altra volta tu di qua, da India, mi figlia, non ci metti bene, va bene? Oh! E va bene, vuol dire che quando ne esce io, trasferita, va bene? Avanti! Sì. Un po' venerati! Io non ti voglio venerati di me. E chi tu sei da tagliare? A un nastato che aveva menzionato che ti sta aspettando tuo padre. Dammi il fuoco, papà, io non lo sai. Qui, vieni qui, guarda, va. Guarda, non vado a sedere, io voglio bene sempre, anzi, più meglio di prima. Senti, è nudo che la follia affrettata, ormai lo capiamo. Tu mi di sta testa per stare a parlare. Sì, io, tu no, facchino di la becco. A qua? A te. E fallo già. Ciao, razzo. Vabbè. Facciamo le mani a Bossì. Che c'è, donna Razzi? Dice la signorina, che fa? Bossì, va già o venite qua? Chi è che dice? Venite qua! Donna Razzi, donna Razzi, venite qua! Donna Razzi! Questo è un po' nervoso, non vi preoccupate, chi è che voleva ancora? Dice, come se si dia? Ci va, vuol si andiamo a venire da casa. Dicite che fanno un quarisano così. Che c'è da dire? C'è da dire che fanno un quarisano così. C'è da dire che vuole meglio, va, grazie, una razza. Va bene, c'è lento, va bene. Grazie, una razza, grazie. Senti, su s'arrisca sola ad avvicinare l'ombra a sta casa, fazzo cose di pazze, ma tagliate chi faccia di battiture calate, da India non ci vede nulla, va bene? Va bene! Sembra una cosa di quello, era meglio che muoreva. A mia mi spaccava, in casa da casa. Non mi distruggo.
e guarda, non mi sto niente, lasciatemi vivere a modo mio ora! Uviste? Uviste, io non disse, ma poi pulsì il candela. Udano, rince e fora, di anca nero. E tutto per colpa del Domenico Scecco. Che se io non batteva, io mi avevo pigliato e restava chi non era una volta. Ah, signori, è pesso, è pesso. La femmina continentale. Io che era così entusiasta lo sto continente. Chissà ci fa fare chi gioca vuole. È capace magari da Samarita. E questo sarà il colpo finale. Picchisso non tornava. Sei mesi fuori la casa, io non ho battuto mai. E da 6 mesi 7 litri. E tutto per fare se mandano soldi. E la sai tutta. Spatti le soldi che si buttavo. E se lo buttavo assai. Se fece mannare da un paro, ci ho assai 8.000 lire. 8.000 lire? E noi non sapevamo niente. Come tante volte ne l'avevamo immaginato. Già, l'avevamo immaginato. Usai che avevamo fare, che appena passato 20 anni, partevo io gli avevo figliare. Sì, e sai che combinare tu? Perché tu tanto ritto non sono. Ti canuccio. Lo vuoi tu fatto la ballerina di Catania? Ancora ci pensi? Peccato di gioventù senza conseguenze. Senza conseguenze? Perché io non mi faccio mettere la mosca sopra il naso. Tu scudasti? A ballerina non ci scudavo sicuramente. Cavo già i tumbolati per tutto rosso. Senti, Marastella, ti avviso, non ti fare scappare, ho fatto la ballerina davanti ai carusi, a non che faccio un passo. E tu ne vengo, vengo l'uomo vino. Papà! Che c'è? Ma è vero che Uzzu Gola si rimasta a Ranoncia a casa? Bucca di vaso! Michelino! E a te come tu disse? Uzzu Gola mi disse, spero che mi venga a trovare una nuova casa. Io che oh, Piccinino, non dare segare, eh! Un momento! Non dare segare fino a un certo punto! Non pretenderai, spero, che si perda il contatto con tuo fratello! E quando io ne vuole venire a dire, ripiglia bene il cane! E se non viene, e magari che venisse, non è che ti viene a raccontare quello che fa a casa sua con la sua signora! È giusto, dice papà! Invece, se ci vado io... Vendi, c'è con babbo! Se ci vai tu, chi è che succede? E tu, passate a banda, forza! Lascialo stare! Senti, vieni qua. Come era costruita, vedeste? Magnifica, papà! Pareva una cassata! Ma anche, papà, pareva una cassata! Ma che ti insegnavo queste espressioni, eh? Senti! E poi a tua figlia, lascia stare qua, pare, ha ragione tuo fratello, ci ammocci solo col crio! Ma che stai facendo? Ma come stai parlando? Paro, come mi fa parlare tu? Fa occupare a tutti che entra, faremo un monastero e smettiscila, scaltriscila, finiscila per Dio, finiscila! Dici scola tuo cognato, vero? E chi è? Magari tu vuoi insegnare i tuoi figli all'uso continentale? No, chi gioca è giusto è giusto, però un poco d'aria continentale in questa casa non guasta, non credi? Ma giusto, dice papà, un poco d'aria non è che guasta. Io sento aria di tombolate. Lascio vedere, vieni a casa. Tu hai visto com'era? Tu passa da parte, non voglio che assista a queste descrizioni. Ma perché mamma, ma che c'è di male? Tutto il male possibile e immaginabile. Mazzo mamma, però che camorria, sempre con sto vadin, vadin e vadin. E passa a capanne, donna a capanne, passa a capanne, donna a capanne, non da facciare, non da dare, non scudare, non pipitare, come se fosse la piccinegna. Peggio. Mamma, tu sei esagerata. E io sogno stufa, anzi, sogno stufissima. Sta sentendo? Lascialo stare! Istruisce, la scalzice! Sì. Ma quando mai mi ha parlato sta maniera? Vuoi dire com'era sta signora? Vedisti tu? Poteva avere 35, 40 anni. Sì, ma sai pigliamo, picciotta! E chi sta pigliamo? Vecchia magari tu! Ma com'era vestuta? Aveva un abito con una gaiella che ci indappava di qua e di qua, di qua e di qua. E una camicetta di filo yangu scollata di qua. Fino a casa. Fino a unni. Fino a casa, mamma. Non era scusata. Fino a casa. Allora, camicetta non l'aveva. Aveva un cappetto a bersagliera, i scappini di colore, e cosetti traforati a spiga. Tadia. Di qua. Vai. Fino a unni. Fino a casa, mamma. Fino a unni. Fino a Carusi, chi sta a disegnare, a spugliare con l'occhio? Ma tu, come stavi viste tutte queste cose? Io, hai visto scendere la carrozza. E dopo? Poi, a chianavo i scari da locanda,
E poi? E poi si affacciava col baccone. E io ero cresciuta e ha visto tutto paro per uso. Ma io sono meravigliata, figlio mio. Che occhio, che memoria che hai, eh? Cara Marastella, mi radico sempre più dall'opinione che non bisogna perdere contatto. Con tuo fratello. E come lo vuoi mantenere questo contatto? Semplicissimo. Tu, signora Pebbene, femmina di casa, è giusto che in casa tuo fratello devi mettere piedi. E io sono il primo proibito, eh? E io, stai tranquilla, che non ci voglio dire. Benissimo. Io invece ci posso dire. Dai, in giacuta femminazza! E chi ci ha pizzato? Io sono uomo! È giusto, dice papà, chi ci ha pizzato? Eh già, chi ci ha pizzato? Senti, il legatore cuccato davanti a tuo figlio, so per caso ti avesse cagliere da Inza, ti unghio come una mungiana di pazza diventata, ti rugno tanto di puzzolone, cauci, pirate, taratto come una iatta, e poi ti mandano i tuoi compare, da un farmacista che almeno a me non c'ha stare trigliona per pensare. E in quanto a chi ha ricevuto, non schizzare con tua magia, perché vi faccio vedere cose di pazzi. Avete sta seggia, avete sta seggia, va a rompo la testa. E tu, una volta tu hai fatto una ballerina di Catania. Hai detto cosa? No, mi pare. Mi pare. Ho fatto la ballerina di Catania. Ehi, se mando una nota, non ho fatto la ballerina di Catania. Allora questa seggia, caro un mutante. Ballerina di Catania. A mio zucola mi disse di ir a sua casa. Perfetto. Io domani sera vai a sua casa. Domani sera. E ci voglio stasera. Stasera. Oh, sapete che vi dico? Io ci voglio ora. Caro freddo, fosse meglio che ci sta solo, hai o non hai io, guarda. Sta sintendo ossia, ma da quando si inericiono, Don Cola? È sfido tutta la sua vita concentrata in gioco, non hanno vissuto, non hanno viaggiato. Ma uno non aveva testo a gioco, o non sa più caro, non sa se è tanto felice da un compagno. E a voi, caro Don Laborio, perché hanno fermato un tavolino da 17 scientifico? Ah, già certo, che scienziati si fedono. Sa sdirubbano magari cannoneri, Don Cola. Abbiamo deciso. Avanti, io cado buono ora che siete da mano, speriamo a Dio. Che se bene i gatti, io buono. Chiesto, vedete, come se non bestia mio cognato, sono bestia di conseguenza. Allora, che facete? Passo, passo. Buono, allora chiamo io. Chi chiamate? Chi chiamate? Mazzi, bastone. Caccia a mazzi. Ma vedo che è passate. E se c'hai solo chi sa la maniera dei cattolici? Papà, io vai un attimo sotto a casa Rossocola e torno. Aspetta un momento, fammi finire sta mano che poi te ne mangiare una banana. E onde? Come hai aiutata? Come hai aiutata? Se pensate a 100.000 cose, a così. Ci capi un carbone che non hai niente, che sto cappotto non fa. E niente, ce l'ho a buttare, c'è di notizia signora Mila. E di che c'è? Da decisione che vogliono pigliare il nociccolo per un pareggio a sere strade. E tu che ne sai? Ma come che ne sai, zio? A riunione a me casa si dice. A tua casa, quanto sento? E per non fare una cosa che era sospetti, ci fecero fare a domanda da socio o di niente. Ma non da niente? Ah già, tu eri a Roma. Che tu capite 2 mesi fa, ma tu non c'eri. Ma gli uffici sono tutti questo per non fare la sera mille, io ci faccio fare la domanda. Che non può essere, perché lo statuto non ammette soci femmine. I femmini sì, possono essere, ma qualora su figli, soro o mogliere dei soci. Mi hanno fatto questo congiuro per non fare la sera mille. Ma qui è un primo, da parlare, vero? Un chiacchianite su, Don Liborio. Ah, mamma. Ah, ma tesoro.
Sangue contro sangue! E la moglie di Don Filadelfo? Tu il navigato, tu mogliere, ciao, ma se mi farò servire, non lo dire, ma marito, e siamo a succedere come socia imperativa. Signore me, che gente, meno male che tu cresci in una maniera. Ti voglio dare un'educazione moderna a te, e se tuo parente non mollano, non è la mia casa. Magari Dio, ci posso ir a casa, zio? No, no, comore, comore, non ci voglio far sapere niente a me. Ah, zio. Assetto del gioco, assetto del gioco. A chi vuoi, Sindomelli? Lo gelè! Oh, ma che pulito! Simpaticone, la zia, e dicono che a un nipote ci piace più da zio, vero è? No, io non ero da zio, ancora! E non farò l'uomo, camarà di muore! Ma finisce, muore di quella! Giacu! Giacu, che cosa non c'è qui? Giacu, mi voglio salutare, mi amo, mi voglio salutare! Ma tutto popolo è baccani, c'è sta buca, sta greci! Voi è da solo! Benissimo! Calau, signore me! Calau, signore me, calau! Che ci sono 4 lire, cappotto, a mia, che abbiamo potuto insegnare un gessetto a tutti e due, come si yoga, e petto sempre. Ma dopo che abbiamo lasciato nessuno, diciamo tu, vuola. Ah, ma per questa cosa ha ragione mio cognato, il Ressolo non si lascia mai. Andate a Roma, non vedrete. Non io ci posso imparare un gessetto, magari a voi. A me. Ma che fai? Fai un saluto alla chiesa, se c'è mamma, se vuole vedere a cuore, non c'è mica occasione a tua. Don Cora! Oh, narazzo, che c'è? Dici la signorina, un zio aspetta a casa, che ora vieni. Andando dissi, ma che fici con il passaggio? Un passaggio? Quale passaggio? E che ne sai, c'è così dissi, un passaggio, che tu cosa fa dopo mangiare? Ah, vai a Roma, impara a parlare, il passaggio. Il massaggio! Come? Sì, sì, un massaggio. Don Cora massaggi fa? Tutti i pomeriggi levandomi dal pisolino. E che ci fa, la vostra signora? Sì, è una buona massosa. Ah, questo è certo. Ah, e che sentite dire? Dirai che per oggi mi esimo. Va bene. Chi c'è da dire? Per oggi misimo. Dozimo? C'è da dire che poi oggi non me lo faccio, manco! Oh, loro che dico sta parlando un italiano! Ah! La lingua madre! Chi è che registro misimo? Sicuro? Che sentite dire? No, è perché facito tutto all'uso continentale. Massaggi. Parrata! Sì, e me ne vanto! Viva la faccia del continente! Che ci sono gente evoluta e non gente un cucinuta nell'idiozia come c'è qua! Ognuno può fare il comodaccio suo, proprio, anzi mio! Ognuno può fare senza sorriso d'ore, cioè senza. E senza scandalo come state facendo qua, compreso il bestia mio cognato. Guarda, con botto non stiamo facendo. No, ma i sorrisi ironici me l'avevi visto fare io. E guarda, arruditevi, arruditevi, compatisco perché non vi sparate. Sparatevi, se non avete pistole, revolvere, vi presto io, suicidatevi in massa. A così rinfrescato quasi e fate da rinfrescare un paese sano. E quando resta solo che fai? Piangerò sulle vostre tombe. È meglio di piangere sulle vostre imbecillaggine. Per dire la verità, Don Cora non può restare solo perché la compagnia si buttava di fuori. Persona progredita, intelligente, che sa vivere. Persona civile. Ma caro Don Cora, dato che qua siamo tutte bestie e da sopra sono tutte intelligenti, perché non ci stava andando? Che ben affare qua? Caro mio, mi avete toccato sul tallone da chilo, sul punto debole. Ma perché mi va a fare se mi interessa su qua? Perché se non voglio toccare non ci passava manco con direttissimo. Già con direttissimo, la vettura correva come tempo non è. Se vedessi con direttissimo, mi tasso lo faccio per terra, mi pareva spinto. Perché ti andai come un osso e rido come un cucciglio tu. Io, mi dispiace che ando contenendo, non ci posso dire magari io. E facci, fai qualsiasi sforzo per andarci che tornerai incivillito. Udite, guardi, ci volesse un'ansia, sicuro, un innesto. Mi dato, guardi,
adesso a dire in continente a dire a fare un corso di civiltà, diciamo, di una decina d'anni. E altrettanto continentale avesse una bella qua al vostro posto, qua sicuro io che sto paese a diventasse un paradiso a diventare. Giusto, io sono d'accordo con questo scambio d'abitanti, però qua, caro Don Gola, avesse una bella non solo femmine. Sì! Femmine! Certo, queste femmine quando venissero un caccio, essere buone, con queste belle scuzzette da testa, sto sacaro, queste pipe puzzolente, ah, certo, sicuro si innamorassero come tanti segni, senza pensare che chiudessero un intro a chiave e ci mettessero magari un catenazzo un po' pure per far affacciare. Questa è una esagerazione. Ma da voi che sta parlando, che non fa questa moglie e questo figlio? Ma suora vuole che tutti quanti ci abbiamo la possibilità, giusto? Ora, a me mi pare che su continente non ci credo, e tu non ci credo manco. Sì, va bene, va. Vuole vedere, perché vengono mattina, se volete che ognuno fa a modo suo. Ma uno ognuno fa caro cognato a fare a modo suo, quando questo modo suo non muoce gli altri, ma se ci procura il disagio, non è che un modo... E Savagiume, Savagiume! Lasciatela libera, donna, scaltritela, sveltritela, come... Ma dove ci parlo? Ma che ci chiamate a fare? Scaltritele, spertritele, che provate non ci devo parlare con un uomo. E se per sentimento spontaneo invece ti mettono in ridicolo? Non ci mettono. Che facite? Non ci mettono. La donna non guardata è più fedele che... Ma chi da vindi? Guarda chi non guarda vindi. Chi è più fedele di chi che si tiene sotto chiave nella scaffarata di cristallo? E vi mettono. Questo è risaputo nel mille e una notte. La donna... Per essere fedele e per fortificarsi deve stare in mezzo alle tentazioni e al pericolo e deve sempre vincerli e sfuggirli. E se non zombara su corno? Gente antitoluiana! Ma non sapete vivere, gente sarrubaggia! O volete, guarda, ci volesse Nanzì. Un innesto, che vuol dire? Quasi, non sapete manco che vuole venire a dire con Trenti. Vieteci e facete una bella figura invece di stare qua dando un cuocioluto. Queste sono belle parole, caro Cola. Ma poi all'atto pratico incominciamo a dire. Beh mia, e perché? Che cosa ci ho impedito alla mia villa? Di vivere come vuole. Libera come l'aria, può trasferire innesce, se vuoi a fare corteggiare magari un reggimento di soldati. È buono, buono, Don Gola, non diciamo fessarie, per l'amore di Dio. Sì, bestia, la femmina per farsi costegliare deve essere leggiata, speciale, sorridente, intelligente, e quindi tanto meglio per chi lo possiede. Ma posso essere maggiore, io non ci credo. Tu se vuoi essere maggiore magari ti sparare. Lega, non ti spare. Quindi molto meglio per chi la possiede, gente beata, fortunata, intelligente. E tanto meglio per chi la possiede. Signori! Oh, tenente, benvenuto! Signor tenente, questo è mio cognato che viene da fuori. Nicola Duccio, piacere. Tenente Galliano Galletti, ai suoi ordini. Ah, dopo tenente è continentale come a voi, Don Gola. Dopo potete spucare un cuore, guarda. Ah, continentale, signore. Non propriamente, ma come se fosse. Dimora in continente. Disgraziatamente no. Gli è dimorato per molto. Sei mise, ma tornavo continentale, torno. Oh, perfetto, signor tenente. Non ci voglio questo smacco, sono continentale nell'animo, di bellezza di spirito. Insomma, ho modo di dire. Ma anche lei, allora, non capisce niente, è incoronato. Come, scusi? No, dico, lei sono continentale di spirito, di adozione. E la prego, non mi confonda con questa mala selvaggia, mi stacchi. Quindi si è trovato bene lassù? Benissimo, non conoscevo, tanto che non volevo conoscere.
Uno si fa fare un'amicizia così spontanea e subito ci presentano tutta la famiglia, tutti, compresa la cameriera, poi ci invitano a pranzo, a cena, a una champagnata, ci fa piacere se ci corteggiano le donne, anzi è obbligatorio a corteggiarle. Lo faccio qui, lo faccio qui, che alcuna scomettata non lo dire, ci fanno salutare la testa, e noi cercare la testa e mancare la trova. Sì, ma ora c'è la sua signora. Certo, perché che vanno a dire, persone... Ah, ha sposato lassù lei? Sì. No, ma come se fosse? Come? Ho fatto omaggio con una distintissima signora romagnola che le farò conoscere. Ah. E lei, caro tenente, può corteggiare, perché Don Cola vuole. Ah, no, non mi spingerei mai a parlare. No, si spinga, signor tenente, si spinga, perché altrimenti lo obbliga a spingerlo io. No. Ah, guarda che bello qua! Hanno fatto il presepio! La cosa, signor tenente, la cosa si fa ogni anno. Vengono le famiglie dei soci e cantano la litania, sa? Costumanza dei piccoli paesi. Però è interessante, patriarcale. A caluanici patriarche, vuoi capire? Eccomi qua! Oh, bella! Sento il tenente Galliano Gallette, la mia signora, Milla Milor. Ascendè! Suo compatriotto. No, signor Cece, io sono basilisco. Perché la basilica non è indocontenente. Sì, la basilica è su trattare maggiori. Ma che feste queste carose. Voleva dire basilica, te che mi vengiù la lingua. Si, te che acuta ti vengiù la lingua. Ma no, Cola, non lo strapazzare troppo, povero Cece. Venite, sedete qua vicino a me. Questo è sciolta che ci dico. Ah, se non avete parlato male di me. Altro che le marmotte di qua giù. E come si può parlare male di lei? Ma non vi avete ancora lanciato la mano? Si dongola più metti. Oh, guarda, Cola! Non hai udito? No, cosa c'è? Attendi il tuo permesso per baciarmi la mano! Ha capito il tuo permesso per baciare la mano? Ma bacio, cretino! Allora, magari io! Allora, passaci un nuovo permesso, non ci attacco, lo comando Franco Pullo, ci attacco! Allora, ci vuole... Beh, quando ci giro un rubretto, allora la smettono anche io! Cola! Oh, signora, si sta trovando bene quassù! Ah, benissimo! Veda, questa è una villeggiatura della quale avevo tanto bisogno, perché l'arte mi aveva un po' sciupata e la facevo con tanta passione, sa? Ho capito, come lei è un'artista. Ah, che lirica! Ha cantato la Hilla, il Mefistofolo, sì. L'Otello, la Morte Civile, non è vero? Oh, sì, sì. Quindi, insomma, per lei qui è come un riposo, una villeggiatura. Oh, sì, un dolce riposo. E poi Corino è tanto buono, come affettuoso, generoso. Bontà tua, bontà tua, amico. Ah, non immaginavo, sa, di trovare in un siciliano un tipo così mite, di così facile adattamento ai nostri usi. Un po' spregiudicati, se vogliamo, ma spregiudicati nel senso buono della parola. Non è vero, Colino? Ci siamo capiti subito, Colino. Ah, sì, lo stesso temperamento, la stessa reciproca fiducia. Oh, è un uomo delizioso il mio Colino! E chiamami Cola. E perché? È tanto carruccio, Colino? Sì, ma è da tutto... Ormai io sono un uomo duro, non sono un ragazzino. Ma no, ma tu non sei vecchio, poi sei così gentile, così fine. Del resto, cara Milla, non credere che tutti potevano avere questo adattamento. Sì, certo, perché non tutto fa un contenendo come a Don Cora. Ma perché se c'è pigliavo l'aria con mia? Io sono stato un'eccezione alla regola. Uno, due, tre... Guarda, un continente ci sta andando e torna che un cucciolo di prima. Mentre io niente, male. Appena passai uscito di Messina, pigliai l'aria di continente e mendisame casa. E non è che ho avuto scosse, vero Milla? Ma no, difatti, neanche per l'accento. Certo, non si sente che un gol è siciliano. No. Quando fai? Quello che lo conosci dici che sto toscano io. Sì, cubano. Don Gola ha preso l'accento veneziano di Malamocco. Come che? Non si sente che è siciliano, Don Gola. Ma non esageriamo, si sente, un po' si sente. Ma anche super, vedi, col contatto, con l'aria, mi prende subito la gorga. Che brindindi, rindina, che femo, le giochi. Fermate lì, basta la mossa. No.
Se vediamo, cosa se mangeria oggi? Polente con lei, polente un sei! Acciaccate! 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 È buono, come dici tu! Adesso mi fa dire che oggi che inizia succede un pasticcio. E perché? Perché fa punto che spunta da solo con Clementina. E se c'è la signora che entra. Ma tu che vuoi che me non metti più pedo che entra, vuoi che non. Io, da solo, ma sai com'è Marastella? Da solo non può comandare la mia volontà. Io poi vedo che il testamento ancora non è fatto. Ma che c'è nel discorso del testamento? Per comune è necessario come mi chiede che la signora non si muove con entra. Non le interessano tutte. Ma che vuoi? Ma non vuoi che entra? No, questo no. Però si può trovare una scusa qualunque per farla passare da banda, non sarà abbigliato. E trovala tu che io questo punto non voglio fare questa mala compagna. Ma io non ci hai parlato mai, non ce n'hai conferenza. Che parla, ci parla, ci occupa la gola, chiesa Spagna a parlarci che per dare una patata da parte della famiglia. Parla, ci vedrai che femmina gentile che è. Signori, cosa vuole fare una partita abbigliato? Dario, io che... Che no? Signor tenente, lei vuole giocare? Va bene. Che c'è, Yogi? Sì, Yogi Sasà. Sasà, Yogi abbigliato! Sasà! E un caruso pesta la testa! Sasà! Capra la partita abbigliato! Sì, sì, passassi avanti, stai venendo. Signora, vuole vedere giocare abbigliato? Mi piacerebbe di più giocare, veramente. Lei gioca? E come? A boccetta. E no, signore, gioco con la stecca. A carambola, alla carolina, all'italiana, a bazzica, alla goriziana. Allora non c'è meglio occasione di adesso, prego, oh, si accomodi. Sì, andiamo tutti. Andiamo. Cuola, no, tu, sei io. Ah, posso giocare, magari io. No, e se bene che sono, e ho una duca in, passa da banna e succede la frutta. Tu aspettare accanto solo. Che santa pazienza! Tenente! Tenente! Ma cosa fa con gli occhi sull'ingresso? Attende qualcuno? No, nessuno! E allora venga a giocare in Goriziana per tutti! E si spinga, signor tenente, si spinga! Altrimenti la spingo io, eh! Viva la faccia! Avi ragione, ossia! Benedetto sia continenti! Pure agnucate? No! Che io non saggio trattare che è signore continentale e poi non voglio liberare da un momento su caro. Sì, e manco la burretta. Però non sogno di chiedere che la perda asciata. E non mi perdete con voi perché se non si perde la razza. Razza siciliana antica, caro Don Gola, che per noi anche. Ah, vado, mi provo. Ma sogno da parte. Ma un ecco, pace. Gola, cuvira tia, vira a Pasqua. È stato occupato. Che si dice, Clementina? Sogno scasse dei vostri comandi, zio. Preghiere, uzzucola, prega sempre, specialmente la picciotterna come a te che si è diventata un fiore. Che c'è di nuovo talente? Di che genere? Di che genere potessi essere? La picciotterna come a te. Tu niente sai? No, niente, perché? Niente ti ha detto Lucino. Ma che mi dice mai niente che no? Clementina, passate a banna. No, Clementina, no. Picchiate. No, da banna c'è... Io gioco d'azzardo c'è da banna. O soldo, o Santo Natale. E mio marito chi è da banna? No, marito non si è visto. E Michelino sul gioco mazzo, ma che sai giocare Michelino, papadre? Aspetta, non ancora... andare a tua figlia. Signora, ma c'è ancora Stero, papà. Andato, devo andare avanti e parliamo di cosa serve. Decidemi. Che c'è di nuovo? C'è una nuvoletta lontano. Di buon tempo? Pare. E come si chiama? Il tenente Galieno Gallette. Allora la nuvoletta vicina è... Ma no, una persona a tastare il terreno a occhi e croci non parisse male, ma chi sapevo sui educatori su ci piacciono i film, ne va? Ma ci piacevano i film, non mandavo a tua figlia, si pigliava anche a ricaccia. Sembrò solo tu, sei tu, e paralleggio. Io pensai, visto che tu sei stato con tenente che non c'ha tutti i pari, ti potevi pigliare qualche informazione. Non contenete, lì sulle pantellerie, non contenete, ci sono 36 milioni di abitanti, ecco la nuvoletta! Signora, signorina? Signor tenente, a quanto pare le piace il gioco, vero? No, ecco, io stavo facendo così una partita, tanto per passare il tempo, ora la sta continuando per me, Michelino. Pefiggio! E chi è, signor tenente? Lei non solo dice che non ci piace il gioco, ma poi Gio che spazio ci fa pigliare un vizio a me figlio. Ma mi viene con questo. Guarda Stella, non mi farà provvigiare, non mi farà fare una compassa. Il signor tenente non è un giocatore, testimonio io.
Ma siccome si è trovato di passaggio un forestiero di gran Michele, allora il signor tenente, per dovere di ospitalità, si sta facendo una partita, non è vero? Ma come dice sta carabanna, si gioca d'azzardo. Parli lei, signor tenente. Eh no, proprio come dice Don Colla, io stavo facendo una partita con questo signore di gran Michele. A mia, ma scusate, signor tenente, ma a mia mi piacciono le persone che non amano nessun gioco. Manco la sua figlia tutto. E mia figlia è come mia, siamo di razza. E fa bene, perché chi ama il gioco non ama il lavoro. Io stavo giocando così, tanto per, come esercizio fisico, così come pratico la scherma. Mi pare che sotto le armi è obbligatorio. Tenente! Lei ha disertato il gioco! Ma Michelino ha perduto per lei, sa? Venga, venga, paghi e le diamo la rivincita! Camilla! Arrivo! Su, su, le diamo la rivincita, signor tenente, arrivo! Chi sta cacciasi un gioco? Sta signora! Per caso, chi è? Un forastero di Gran Michele! Vede, signora! Senta, signor tenente, io vedo che lei è una persona molto seria. Ah, me ne congratulo, farà una bella carriera, sape? Che scandalo vuol dire? Sassetto? Ma se tu ca, un c'ha sono sti gran belli signore forestiere di Gran Michele. Signora, per favore. Senta, lei non mi rivolga più la parola, perché io non saggio lei cui è. Uno ne è, che razza appartiene? Michelino, Michelino, vieni. Forza, cammina. Passa a casa, che poi ti facciamo i pugni. Signora, la prego. No, c'è volta, ci disse che lei è con mia, non a parlare mai più. Va bene, ma che arrivederci, cammina, vatti in casa. E in quanto a Dio, mi meraviglio, hai capito gli anni, vergogna. Ma prego, signor Teresa, che la vediamo così. No, non si preoccupa, mia sorella, pare già questo carattere, ma poi puoi essere una suocera. È incredibile, suocera, è incredibile. Prego, vedete che sebbene siamo fratello e sorella, un mosoro, io appartengo a una categoria, e cucciuto è un basso. Ma sempre bisogna chiedere, sempre andiamo a giocare. Andiamo. No, è incredibile. Che poi soltanto se venisse a sapere che chi è che mi ha invitato a giocare è stato proprio suo marito. Scusi, signor tenente, che lei vedrà mio cugnato domani con la faccia mugnata perché ha detto la verità. No. Ma chi scarpa, signori miei,
mette. Ho capisti? Ho capisti sì o no? Bravo! Ma che scandalo! Ma che scandalo, signore! Ma che scandalo, signore me! Che scandalo è questo? Scandalo, sì, non gola, signore me, scandalo! Scandalo, caigia! Uno viene in enciclo per leggere sul giornale e deve assistere a questo bordello! Ave ragione, mia moglie, è meglio che ne demettiamo tutti! Questo è uno scandalo! E adesso demettetemi tutti, demettetemi! Faccio io il ciclo come a Roma, pago io la cosa della rata d'affitto! Chi è? Che fama? Un locale è un municipio! Il municipio non può dare per locale di demettimento! E allora faccio sì con la casa mia! Io faccio sta sua casa! Sì! Bravo! Come fai sotto? Sì. Signor Tenente, lei si fa sotto! Ma cosa si fa sotto? Sì! Vieni a fare da sotto! Sto punto! E allora da domani il casino a casa mia! Ah no? E di che?
gesto del bastatone come buttavo un massaro. Buoni, che belli! Bravo! E fuori del bastatone a maggio. Ah, gesto, che rarità! Che buoni, buoni! Ricordate, la prima volta ci sputavo ti ricordi com'ero buffa? Sputavo tutti gli orsi! Permesso! 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 Che c'è? C'è un signorino Michelino! Che per non c'era buona moto che c'è bisogno di... La signorina vuole così! Certo! E perché tuo nipote può entrare quando vuole e se mi trovassi in disabilità non potessi riceverlo! Fai passare! Non ti preoccupare, Pollino, dopo ti dico tutto! Ho scelto Chatisse! Che c'è? Successo? Dì, che appunto, che cosa ti è accaduto? Che cosa ti è successo? Cascai d'omolo. Che? Omolo, tra l'altro tanto vuoto che a mare non c'è chiaro, che scito che è cascata. No, omolo, che ducca cura. Omolo. Del mulo. E che ti faccio sto indorazzo? Niente, muslucai. Come? Una lussazione. Ah. Un'illustrazione. Sì, un giorno al mattino. E indorazzo che ti faccio sto... Che venisti a fare? E niente, zio, passai per una visita. Per una visita? Non c'è di questa maniera, per una visita tranquillo all'ospedale. Non avevo staccato. Ma no, poverino Golo, non lo rimproverare. Sono stata io che gli avevo ordinato una commissione. Ma potevate fare a meno di venire conciate in questo stato. E va bene, sentite, l'avete fatta? Diciamo. Sì? Venite di là, venite a raccontarmi tutto. Ma sì, una cosa... Ossia, permetti? Ma perché non vi muovete? Sì, ma chi è segreto? Gola, per ora non può parlare, dopo ti dirò tutto. Venite dunque, venite! Vai. Va, andate. Gola, non sei geloso, vero? Ma quando mai? Oh, sei un angelo! Ma che c'è? Vuoi chiudere la porta? Ma la sbatti un la faccia! Pigliate un occhiale. No, passate la petta, porta, petta. Sta bene, forza, intera. Grazie, sta bene. Sedete, prego, sedete. Perché soggiatta? Grazie. Che soggiatta? Ma niente, Cola. Per ora non posso dirti niente. Più tardi ti racconterò tutto. Stai tranquillo. No, stai tranquillo. C'è sto pugnato da Lucino. Sto fuori una casa di pazzo. Che succede? La casa di pazzo lo sta fuori a Lucano. Fate passare. Vedi, Cola. E si tratta che i tuoi parenti non vogliono che Michelino venga qui, ecco di cosa si tratta. Ma se c'è la sua pace, un caro soffio, con me. Ma lo sai come sono curiosi i tuoi parenti, no? Senti, fammi un favore, non dire che Michelino è qui, che io lo faccio passare dal giardino, hai capito? Papà, ma un monofobio. Coscienza, si accomoda. Illustre cognato, chi è il restaurante? Cosa c'è? Come sei? Come stai? Buono. E tu come sei? No. Buono. E voi, signora Milla, come state? Ai, mi fate male. E benissimo, grazie. E voi, Don Lucino? Si è visto mio figlio? Oh no, assolutamente. Ah. Ma perché non vi accomodate? Non si è visto. No. Quando mai, no. Come? Ah. C'è che fare stamattina? Aspetto l'uomo e papà. E voi, signora Milla? Oh, io mi annoio dal non far niente. Benissimo. Volete venire meco? Come? Com'è che tu ci stai? Come tu ci stai vicino? Con me? Meco? E dove? Vi conduco all'Acqua Rossa, ove si fa la levata dei capitoni. Oh, che bello! Deve essere una cosa interessante. Interessantissima. Osso, vestitevi dunque. Come si fa con gli uomini? Pollino, non li puoi rimandare a domani? Oh no, quando mai? Certo di chiedere che se ne impicchino la pava, non c'è che mangiare oggi. Oh, mi dispiace, Concino. Oh, barbacco! Ma per forza Cola deve venire! E come si fa senza di lui?
Niente, niente, Cola è geloso di me. Cola geloso di suo cognato? Oh, senti, senti questa, Cola. Oh, lascialo parlare. Senti, Cola, ma allora non ti dispiace se io vado da sola? Ma cosa dici mai? No, no, tu dimmi la verità, perché se a te ti dispiace io faccio a meno di andarci. Ma che? Ma guarda. Sei un angelo, caro, caro. Osso, allora, vestitevi dunque, che non c'è tempo da perdere. Faccio in un attimo, grazie. L'acqua rossa però c'è umido, lasciate che ne fango, non ci avevo pensato io. E mica ci dobbiamo andare a piedi? No. Sotto c'è una carrozza che ci aspetta. La carrozza aspetta, io sotto scoperta, mille è cagionevole. Carrozza inghiosa, a faccia del Torino. Io la faccio, Lucino, eh? Perché dici così? Se fosse una femmina di caccia venisse con te all'acqua rossa, a levata di capitoni, in carrozza chiusa, sola... Eccetto, perché in questo poco di paese non si può fare una cosa più innocente. Tua mogliere? Unne! No, io dicevo tua mogliere. Lasciamo stare. Si fece un carattere più permaloso e più violento. E tuo figlio? Si è visto, a dire la verità. No, ma no, non si è visto, qua, non è. No, voglio chiudere con me. Se stavo a malassare. E certo, Caruso, ti è venuto scitto fino a ieri, appena pigliavo un poco di largasia, se ci stavo a tumma come un pisce malamuto. A ricomigliarlo ti voglio. Ma se che fai, mano non è mia, che ci faccio una bella predica, va? No. Ma farò piacere di non riceverlo più in casa tua. Cola, io ne faccio una questione personale, eh? Avere la faccia di non essere più trattato di tutta la parentela, sto gran figlio del cane. D'accordo, tuo figlio è. Ah, che fu? Cucce da panna! Cucce da panna! Che cos'è questo hai, Villa? Uomo sbattuto! Sì, zampaglione. Dov'è che hai battuto? Dove stai sbattuto? Eccomi pronta! L'hai battuto? Non è che ho battuto precisamente, è che mi si è impigliato il braccio fra le due lettiere che mi hanno stretto la carne come in una morsa. Infatti mi è rimasto un livido così nero da sembrare un gran pizzicotto. È strano! Ma come può succedere tutto questo? Sì, sì, non me lo spiego neanche io. Tenete, per favore. Caro, allora io vado, va bene? Vabbè. Passate. Pensa a me, che io penserò a te. Arrivederci, caro. Ci stai pensando. Ciao, ne. Cerea, ne. Se vedremo a Ciaccattè. Cosa? I miei parenti sono assidu che entra, però... Oh, ma che vuole dire? Questa cosa può stare tranquillo. Se la signorina fosse più davvero vostra moglie, non fosse trattata meglio dei vostri parenti. Quale parente? Come quale? Sono nipote di Michelino e suo cognato.
e basta. Eh già, Don Lucino specialmente affezionato, ma assai assai. Che ha sido io? Direttamente è affezionato e viene due volte, tre volte, quattro volte, oh, è sempre qua. Magari quando non ci sogno io. Specialmente quando non c'è coscienza. Mercoledì passato, per esempio, che coscienza partiva la campagna alle 5 di mattina. Ebbene, alle 5 e mezza io ero qua per tenere cura alla signorina. Meglio, meglio! Signorina! Oh, coscienza, mi vado a cucce! Magari tu ti meravigli, vero che sono qua? Tutta la sacra famiglia oggi! La faccia tosta di rinami la mia! Figlia, ci picchiare l'acqua dalla mia, magari mo soro! Che c'è? Che c'è successo? Come mai tu dici di sapere il caso? E meno male che ha avuto domande! Perché per mettere un perca, Maria Stella Duccio in faro, c'ha che essere una ragione più che potente! Ma parla, c'è che mi chiede che è successo! E ora ti sei fumata! Un niato, madama, un niato, chiamato signora, forza che ti faccia ridere. Ma come tu, Maria Stella, Duccio in faro, non ti fai scurlo, ti mentre vedi in una casa una cena femmina non maritata. Oh, senza che ci fai stironia, e chiamala. Non chiamala, c'è. Che come non c'è, un niato? Ma che ne saggio? Come lo sai? Non sogno di chi ne che ci devono passare questa femmina io, per saperlo. Becille, orgo, scecco che non si ha. Oh! Ma la stella, vedi che sogno tuo frate più grande e sogna la mia casa, Io saccio, e io saccio solo che con la tua aria continentale e con la tua cecità non solo a diventare sta faula roba paese, ma metti sto inferno nella mia casa. Ma da casa? Che c'è andato a casa? Come chi c'entra? Cagliente, faccia e figlio si odiano oltre tutto il resto a causa di sta femminazza che buttaste di fuori. Ma c'è figlio voi? Calucino e Michelino. A stamattina Lucino acchiappava a Michelino, unghiava a bastonare, ci rese mozzicone, cauce, pirate, ci slugava un razzo, io ittavo fuori da casa, sono due pazze furiosi e tu ci dai un comodo in casa. E che c'entra Milla? A quale Milla e duemila? Ora ti faccio sapere io come si chiama sta strafallaria, che prima invenocchiava a mio figlio Paso Gioventù e poi a mio marito po' Portafoglio. Ma la quale munno cambio, ovvo! Ma io volevo sapere perché! Ma tagliate chi c'è qua? Tagliate con una femmina renente può riducere un uomo serio. Tu non ci conti, passi, vero? All'uso continentale. E chi da invece di passi fa saluti come una capra di montagna. E è più veloce di una lepre, te! Leggi! E calligrafia so chi sta? Ci ha giù una portafoglia di cognato mentre caro un mero. Ma tagliate, magari uomo è diventato, non c'è più un uomo. Ma la stella, come fare la raggia che io lo buttavo ancora prima di rimanere a Roma, per sapevo. Avanti, leggi. Caro Lucino, mi trovo in difficoltà, mi servono dei soldi, ti prego di mandarmi questo mio bisogno. Ma che bisogno aveva da domandarci i soldi? A Lucino quando io ce l'ho dato quando l'ho voluto. Sti femmini, frate, sono peggio di un pozzo. Non ci sono soldi che ci abbassano. In quanto a tuo nipote creatura, in genere fanno sangue, mi contavano tutte cose. Fui già che scongiocavo Piccinino. Ma Piccinino, si è accattacciato su cavolo. Va bene, ho giovanotto, come vuoi dici tu. Io non ne voleva sapere niente, per rispetto tuo, Ma Ida ci disse, se non acconsiderai alle mie voglie, mi metto con sa sala in sa fame. Allora la creatura pensavo, piuttosto di mettere su uno sano. Certo, se metto con solo puta, forse la cosa resta in famiglia. Che focuranno in America. Senta, tanto tuo marito che ti ho chiuso, tu vuoi avere da mascalzone. Tu disgraziato, tu sbindolato. Tu non farà botte su. Ma fimmi una richiesta, è capace di tramutare un angelo in un diavolo. Se facciamo, avevano un trafo con carenza,
non voleva che riceveva a tuo figlio. Ma voi? Ma tuo marito me ne faceva una questione personale. Sono disgraziato, sono un farabutto, sono un farabutto. Oh, dammi a me che mi sta facendo pugnare la testa. Ma che cosa? Si vede che ha picchiato di mia, da un maraggio, ma che lo non credo che mi venire qui, mi farà uscire dalla porta del piattino. Ai, ai, ai. Amo, cagionato, amo, amo. Pareva un appattato, tutto lui. Pareva un appattato, tutto lui. Uno se ne viene qua, un razzo a cuore, tutto il tuo locale. Che ti è successo, Michelino? Niente, la scheletra. Ma che stava a dire da creatura? Non mi fanno vero che mi fai questo genere a rompere che bel carattere che ti sei messo. Ma facciamo lontano anche, pareva una... Uno se ne va da fare, l'altro non riusciva da finire. Che devo... Potete chiudere la porta volendo. Boom! Ma la faccio, manda Paolo! Bene, che c'entrano queste cose? Ma non trovo uno delle campane perché non voleva che tu ricevevo a tuo figlio, non voleva. Ma fare tutti questi insulti. Ma penso, prima mi facevo tu da questo, ora che mi faccio io, adesso non voglio essere cretino, imbecille, stupido, bestia, pupo, che la sono a capo. La faccia, voglio spacciare, faccio un faccia, la faccia, la faccia, la faccia, la faccia. Maggi da su piai! E là che cos'è questo hai? Marene, mi ha tenuto il braccio fra le due lettiere che mi è rimasto un pizzico con nero come un gran pizzico! Ma quale lettiere? Quale lettiere? Lettiere! Ha pensato a mezz'uno che si desse meglio quando sa che riusciamo solo con sua madre! Chi è che sta dicendo? Ah, bestia, un po' la mamma! Quale faccio? Parla! Quale faccio? Come quale faccio? Lei ha tolto tuo marito! Che ne scemo sole? Certo! Che vuoi ne si niente? All'acqua rossa! E tu mi fai ci nascere sole? Ero uomo di spirito! Oh bestia imbecille che te la dire che tu meriti! Ora ti faccio avvenire io! Ora ci vai io e ti faccio avvenire che gioca succede! Ci penso io più! Oh, delegato, ora ti faccio vedere chi tu che è capace tuo sono. Quando si mette in testa una cosa, va fino in fondo. S'accomodi, cretino! Oh, l'imbecille che è il sogno. S'assettasse, delegato. S'accomodi, cretino! Signor Duscio, ma con chi ce l'ha lei? Scusi. No, non vado, con persone intime. Oggi facesse caso, è in orgasmo. Ho portato la qualcosa. Da solo. Portato il rapporto pervenutomi da Roma in merito a quella sedicente signora. Bravo. Orbo, moccolo buono! Signor Duscio, lei è nervoso, si calmi? Continuo. L'assassino, prosegua. Come prosegua? Ancora devo cominciare, siete nervosi? E a cominciasse, no? Allora, in merito a quando risulta eccesa, risposta... Eccesa, risulta questo ufficio... Eccesa, mi lasci continuare. Lei è nervoso... dunque, la sedicente Milla Milord... Morta, ma lontano dalla testa fino ai piedi. Sa dare e sa fallare, è una tappinare se... Posso continuare? Continua. E usa questo nome dal carnevale dello scorso anno e lo denunziò per la prima volta in questa pensione violetta di Via Frattina. Prima si faceva chiamare, anche nei programmi di varietà, Elsa Spada. E sotto questa denominazione fu implicata nel processo del barone Pollicino per falso in cambiale. Essa purtroppo fu assolta per non bravata reità, ma nel processo emerse che le sue vere generalità sono le seguenti. E dunque, nome? Milla. Concetta. Dunque, cognome? Milò. Cafiso.
di padre... Il colonnello del genere era suo padre. Ignoto! Bastarda! E della fu... Contessa Verzellini viene dal mare. Ma da quale mare viene? Sa ora lo legge. Mare terra, Rosaria Cafiso. Cafiso. Esatto. Età di allora, 35 anni, 3 anni fa. Ma che non lo comando un po'. Luogo di nascita... Reggio Emilia. Val Guarnera di Sicilia. Val Guarnera, caro Pepe... In provincia di Caltanissetta! Perfettamente! C'è scritto qua! Ma non leggere! Mamma! No, no, no! Ma c'è siciliana e sapendo come si usa qua, ven a dire che me l'ha fatto in piena facoltà mentale con tutti i sentimenti già... e io potevo fare un siciliano con una siciliana, ma con un continentale oramai, ma è compromettere per forza. Ma chi è che stai dicendo? Ma compromettere una siciliana? C'è una che sa compromettere, chi già sono io? Qua non ci compromette nessuno, che c'è da fare io? Per dinci! Ah. Signor, delegato, sono in questura. Oh, sta femminazza. Mi sono un verno nella casa di gente buona. Maledetto le quando conosciste, vola. Ma dove l'ho conosciuto, signor Duscio? Dove? A Violetta di Via Frattina. A Roma. E poi cantava da sotto. Ah già, canzonettista era. Sturato, sto come un piatto rotto. Cantava da sotto al Trianon. E il cino cantava da bravo, bravo, l'arrivolemo! E ci portiamo in mano 4-5 volte suonazze, papà, battere in mano ogni sera. E poi, spate, poi mi portava qui da... vestita di geisha a tabla cocco. E mi dice, stasera non scendo, mi deve dare una corbella, ma questa sera ne voglio due altrimenti non scendo, questa sera ne voglio tre con nastro di seta, e corbellavo spatto di cene, di reale, cantava chita. Tutte le donne il cuore ce l'hanno qui, qui. Tutte le donne il cuore ce l'hanno qui. Parlerà io per segreto d'ufficio. No, tu mi hai mandato ci sono insomma. Miscola, cavaliere, sapete che aveva ragione. Esatto. Ora, ragione aveva, facciamo così. Tu appena vieni, amanne, bello, lisce e pettinato, ci dice, sono stufa. Senza che tu però ci fai capire niente. Fai cuocere, non so, bro. Quando io ti piglia, yes e no. Facciamo così. Benissimo, ha visto Don Vola, si aggiusta tutto alla fine. Calma e pazienza. Adesso io me ne vado. Mi raccomando, ascolti sua sorella. Va bene, vengo con lei. Buone cose. Sì, sì. E chi è mo' il caputtia? Sì, però sui incontri da femminazza. Vedi che ci ti ricordo come una iadina. Ha ragione, Don Gola, facciamo così. Lei rimane qua. Prima che quella entra, si nasconde. E eventualmente, in caso di necessità, lei interviene.
Don Gola, mi stia bene e buona cosa. Arrivederlo, signora. Accompagno, grazie, grazie, grazie. Grazie, cavaliere. Senti, Gola, appena donna non c'ha a fare pigliare, ciato, la mannara a tappo. E che fai, piangio, frate? Ma uomo, vai, manco un uomo mi sta parendo. Vai, facciamo come un ristù delegato, eh? Va bene? Ma chi è che sta facendo? Magari come si può accattare un parrucchiere, magari sta santo, mi dice spiegare. Ah, babbo, ma non si altro. Ah, ma è grave. Non piangi di più. Ma poi, caro, c'è tuo soro. Ci sono i donne epitetti. Clementina voleva dire. Sai che facciamo? Veniamo in campagna, tu ne vai a caccia, ti scodi e poi torniamo dopo, va bene? Facciamo così. America, però! Oh, ma chi sti pazzo, qua l'America? E come, mi lasci sola e poi cai a tua casa, ci sono i tuoi amici. E che non si buono, manca a fingere. Avanti, facciamo così, come ti dissi io, ti ne vai in campagna. E poi torni solo quando te l'ha scudato, va bene? A così tu penseranno che tu sei stufo. E poi lascia stare i film, che non so cosa per te, va bene? Oh, va bene? Ah, ti stavo convincendo, frate? Diciamo a così. Ah, boh. Deciso, sogno! Deciso! Oh, che stai facendo? Fammi passare! No, 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 Cola no! Ora stai, fammi passare, che sono stanco! Fammi passare, che disse! Oh! Mamma, non parla! Ma mi ha fatto morire, papà! Ho scelto comanda! Pigliatemi a scuzzetto a Pugiumbo. La prima della rasta andatarata. I posperi del vigno che soffro. E lo smarruccio. Marciamo! Bravo, frate. Fermo, eh? Tu che ne fai? Tu ora aspetti. Quando viene Ida, ti ammuccia la realtà dentro e ascolti. Ah, va bene. Facciamo così. Vedrai, Marocco. Questo sarà giusto a parlare con mio marito, eh? Sente. Ti raccomando, so per caso viene da signora. Muta, Pipa, non ci viene da sogno qua, eh? Lo viro qui, per forza. Qui è Ida, mammuccio, ma sei mio marito. Signorina, muta, Pipa, caccaia. Non subito. Sei lì? E tu sei là. Senti, da oggi in poi ti proibisco di far mettere piede qui dentro a tuo cognato. È un gran villanzone. Che po' coppe, eh? Ti prego di credere che a me colpi non me ne ha dati e mai me ne darà nessuno. Mi fece una scenata perché abbiamo ricevuto in casa quel cretino di suo figlio. E ha imposto che non lo si riceva più. Ah, ma io l'ho piantata in mezzo alla strada e sono tornata indietro a piedi. E lui a rincorrermi in carrozza gridando. Finché fumo fuori dell'abitato, certo. Una volta entrato in paese, l'ha smessa per non compromettersi con quel carabiniere di sua moglie. Ah, ma io l'ho lasciato là e lui mi ha abbandonato in mezzo alla strada. Ma aspettateli da un momento all'altro, sai? Ma io non li voglio vedere più qui, né lui, né quello scimunito di suo figlio. Stefano. Hai capito? Tanto mio nipote come cognato oggi sono invitati a pranzo da me. Ah sì? E li riceverai tu da solo? Perché io con quei pazzi furiosi villani non voglio avere niente a che fare. Sta bene. Sta bene cosa? Quello che hai detto. E cioè? Che resterò a pranzo da solo e con loro. Che significa questo linguaggio? E quel berretto che ti sei messo in testa? E quella pipa puzzolente che stai fumando? E sto smaruggio non l'ho visto ancora. Ebbene, che significa? Spiegati. Significa che mi sto fai di te.
Sì. Ah, sì? Sì. E con questo? Tu mi hai stoffato. Con questo sono tornato siciliano antico. Comincio a usare apipadrastra, un po' spredolino cusoffro, ascuzzetta cugiommo e altri oggetti casalinghi. Oh, che delizia! Non solo! Ma mi stoffai, tia. Come? Tu mi stoffasti, ma perché se non comprende? Tu mi stoffate, non mi confanfri più, non mi aggrade, va! Ah, no! Non ti piaccio più, eh? Io sai perché? Perché? Perché se contenta. Non ho più una sicula dalla Sicilia, dell'antica Trinacria, della Sicania, del vero centro della Sicilia, per esempio, del caro Pepe, caro Pepe in provincia di Castanissetta, di chi che capiscono Mammaraggio, Mamma Toculiari, vede che vengo, vede che angogno, vede che ti stai rompendo l'ossa. C'è altro? Che non ti abbastano. Ah, mi avanza, mio bel villano. Prego, vedi che mi insonzi. E davvero? Capisci che cosa significa insonzi? Sì. Non mi insonzare più. Davvero non voglio più insudiciarmi con uno come te. Prego, troppo gentile. Ero così stufa di stare con un tipo così buffo come te. Oh, ma è brava, gentilissima. Ti ho sciacchellato! Gli appunti cinetti a cuon gioco! Siciliane! Cara papale! Usatemi, palestrina! Non vale di dubbi! Sì, ma se non era siciliano non poteva dire! Ti ho sciacchellato! Gli appunti cinetti a cuon gioco! Appara avanti! Gli appunti a rere! Acqua, ma tu mi vede bene! Chissà è la frescata di Michelino. Da bene non voglio dire, ma non male, non si incontrava qui. Ora ho messo io molto ma canto, Quando avete visto? A cueca c'è, piano. Attia, e tu che ci fai? Oh, scusa, Lucino, se ti ho disobbedito. Ma vieni a farci congratulazione a me frate. Perché mi hanno guardato a strafallare. Avanasse, perché non sei contento dopo? Ora. Chi era? Non puntavo, ora. Perché avanasse? Chi hai? Che c'hai? Cola, chi è Nauccia Pennici? No, si è Nauccia Pennici, a stavolta con me di loro. No, a stavolta a Roma ci va. Sarà aria, ma non è chi da tu contenente. Io sono io, maschio, io con me di loro a Roma. Senti, io sono una femmina, che ci va io a Roma? Con compagno io. Ti stai dicendo tu a bada famiglia, che ci va io, va bene? Venisse con compagno io. No, compagno io. Aspetta, non abbastasiate. E se me la spaccare, che mi faccio spaccare? Ca. La Sicilia è aperta! Nella Sicilia, china d'arancia e di lumia! Chiede che è illuminata dallo sole e circondata dallo mare! Che voglio morire dal mio paese! Unne mia madre mi portava alla luce! We'll be right back.
Grazie, grazie. Fermi tutti, non ti muovete. Se permetti, non mi muovo, ma vorrei... Non ti muovere, perché vorrei... oggi vogliamo festeggiare, oltre che la fine di questa lunga stagione, il nostro più grande artista che compie 29 anni. Voglio ringraziare in questa maniera che l'ho pensato dietro le quinte, anche se stasera non mi sento tanto bene. Allora, mi dice sempre il cuore, sta zitto, non parla, nemico dell'amore e la sincerità, ma quando tu mi guardi io non so più mentire, te voglio tanto bene e ve lo voglio dire. Sulla scena Lina Musumarra, grande Lina, Francesco Borrello, Tommaso Cuzzone, bravo, Sebastiano La Rosa, Giulia Grasso, Francesco Tarrico, Denise Tarrico, Letizia Pavone, Salvatore Calluccio, Giuseppe Torrisi, Nino Patanè, Davide Pulvirenti, Vera Castro, Vera Curasso, Elia Torrisi, Enrico Francato, Maria Pia Russo, presidente Enzo Catanzaro, e mostrare il suo lavoro che dalla mattina alla sera tende a fare le brochure, le cose della stagione. A proposito, Turi, per chiudere insieme a voi questa stagione, è bello che spontaneamente siamo saliti tutti quanti sul palco, così come per 10 anni ci è chiesto di fare il chi mi ha preceduto nella presidenza, Maria Pia Russo. Ormai è una consuetudine, è stato un gesto spontaneo, bello, ne abbiamo approfittato. Ai chiaro. Mario. Scusate, Mario. Perché mancava un pezzo importantissimo di noi. Mancava un pezzo importantissimo di noi. Caterina. Caterina. Mario. Nicola. La grande Franca Maugeri. Grazie a tutti voi, è stata una lunga stagione, è stato bello essere in vostra compagnia, ci auguriamo di esserlo ancora per tanto, tanto, tanto tempo. E come ho detto all'inizio di questo spettacolo, grazie, perché noi viviamo per questo. Grazie ancora! Buona estate a tutti! E ci vediamo la prossima stagione. Grazie. Vorrei ringraziare per un'ultima volta, scusatemi,
sono un po' emozionato, è la mia prima volta. Vorrei ringraziare perché se siamo riusciti a portare avanti questa stagione con tante difficoltà, con tanti problemi, perché non è solo quello che vedete qua, vi posso assicurare, solo oggi, anzi solo adesso che ho fatto per alcuni mesi il presidente, so e ho capito realmente cosa mi diceva quella donna, di quanto lavoro, e quest'uomo, di quanto lavoro c'è dietro. E dopo quasi un anno di guida di questa associazione, posso dire di essere fortunato ed onorato di avere tanti ottimi navigatori al mio fianco. Grazie. Alessia, Salvo, tutti i membri del direttivo e questa meravigliosa compagnia che è una grande famiglia. Grazie, grazie a tutti voi, all'anno prossimo.